15 luglio 2020 in diretta su Radio Facebook con il vostro GIG. Guardate che fusione di colori, qui c'è l'estate, qui c'è la salute ma soprattutto la qualità. Guardate che pomodori, ci sono vari tipi di tipologie di pomodori, ci sono i pomodori per insalata, pomodori da mangiare magari così con un pizzico di sale, pomodori per fare la salsa, pomodorini di pacchino, quindi qua c'è praticamente l'imbarazzo della scelta. Vedete, si fondono questi rossi, questi bordeaux, fino ad arrivare ai classici pomodori da insalata, che poi sono anche carini perché gli hanno messo delle felci, perché l'estetica, l'occhio vuole anche la sua parte. Guardate questi peperoni invece come sono stati sistemati, il verde, il bordeaux e il rosso, fanno diciamo un quadro dettagliato di quello che andremo a mangiare. Qui invece ci sono le erbe aromatiche, quindi origano calabrese molto conosciuto, prezzemolo. Abbiamo anche diciamo altri tipi di spezie come pepe nero macinato. Insomma, il peperoncino calabrese è diciamo la bandiera di queste meravigliose persone ospitali. Adesso passiamo invece in un altro reparto che è il reparto freschezza. Io lo chiamo così perché è il reparto dei vegani, di quelli che sono a dieta. Guardate che meraviglia, lattughe lavate, pulite, tagliate come Dio comanda, senza neanche un briciolo di terra. Questo è importante, la pulizia è tutto in quello che mangiamo, per passare sempre a altri tipi di verdure come la bieta, la cicoria, l'iceberg che tutti conosciamo, ma soprattutto le carote a ciuffo. Guardate, Central Frutta di Davoli Marina è uno dei pochi negozi che vi propone le carote così. Guardate che meraviglia, ci ricordano un po' il cartone animato di Walt Disney, vi ricordate dello struzzo? Quindi le carote col ciuffo sono una figata, secondo me vanno a ruba. Poi vabbè, diciamo che anche i funghi, il prezzemolo si trovano un po' in tutti i negozi, ma le carote a ciuffo ci ricordano anche i cartoni animati di Walt Disney. Quindi venite da Senta Frutta a Davoli Marina, vi rifate gli occhi. Adesso passiamo invece al reparto frutta, alle mele. Queste sono le mele, se vi ricordate, dello spot pubblicitario Mentadent, che le mele puliscono anche i denti. Chi mangia una mela al giorno leva il medico di torno. Quindi oltre alle mele verdi più asprigne abbiamo le golden, ma soprattutto guardate che limoni meravigliosi, questi sono veri limoni calabresi. Il negozio è grande, ovviamente per quanto riguarda la privacy non ci siamo permessi di filmare le persone, ma vi dico che ci saranno, se no, una quarantina di persone. Sembra di stare in un supermercato Conad. Invece qua un'altra chicca del negozio sono praticamente i fagioli, quindi i fagioli anch'essi calabresi. Abbiamo anche i lupini, come potete vedere, i lupini io li consiglio di mangiare lavati con un filo d'olio, un po' di sale, così senza scaldarli, sono buonissimi. Beh, adesso andiamo fuori, ci rifacciamo gli occhi con quello che è arrivato nell'estate 2020. La loro forza sono le cipolle di Tropea. Guardate che meraviglia, cipolle di Tropea. A differenza degli altri tipi di cipolle, la cipolla di Tropea, come potete vedere, è ovale. Quando la tagliate non lacrimano gli occhi. Quindi quando cercate la cipolla di Tropea ed è troppo rotonda, troppo grande, diffidate. Questa è la vera cipolla di Tropea. Qui invece una carrellata ancora di ortaggi freschi, zucchine che in estate sono buonissime, anche perché si possono fare a bagnomaria, bollite, si accostano bene al pesce. Invece per quanto riguarda i cetrioli, che io consiglio, è un ottimo piatto da portare a mare. Anziché portarvi la classica Coca-Cola, vi portate due cetrioli, hanno pochissime calorie, sono dissetanti, un mangia e bevi più comodo dell'anguria. Adesso passiamo a vedere le banane, che ormai le banane è un frutto particolare anche per gli sportivi, che la banana e potassio. Quindi se voi fate corsa, camminate, o se volete, anziché portarvi il classico Gatorade, non per denigrare la marca di questa bevanda sportiva, la banana ha poche calorie ma soprattutto ha molta energia. Quindi a coloro che magari fanno diete drastiche, mangiarsi una banana, il corpo la trasforma in energia e non in grassi. E quindi vi mangiate una banana, vi ricaricate, avete energia, ma soprattutto diciamo che la banana elimina completamente i crampi. A differenza che però ci sono anche dei diabetici che magari si mangiano la banana e giustamente la glicemia potrebbe schizzargli a 200.
però guardatevi, perché bisogna mangiare, ma con gusto, ma soprattutto la quantità è importante, quindi tutto ma poco. E chiudiamo questa bellissima intervista con queste meravigliose angurie. Guardate qua ragazzi, vi comprate un'anguria da Centralfrutta di Napoli Marina, un'anguria così peserà 10 kg più o meno, sì, ma con un'anguria così fate felici vostra mamma, vostro padre, cioè tipo, facciamo un esempio, fate un falò in spiaggia, comprate la carne, la diavolina, vi mettete lì a fare la grigliata, ma poi chiudete la serata, l'ottima cena con un'anguria così. Guardate, guardate che meraviglia queste angurie. Queste angurie rappresentano la terra, ma soprattutto il cuore pulsante dei calabresi che amano la qualità, la natura. Chiudiamo questo video da Centralfrutta con questa immagine particolare dei peperoncini. Guardate qua, questa è un'icona che io voglio far vedere a tutti. Aglio e cipolla, un po' contro la scaramanzia, un po' per dire che i calabresi sono i numeri uno per quanto riguarda la tradizione e il cibo. Un saluto a tutti da GJ, da Centralfrutta, da Napoli Marina. Oggi è il 15 luglio del 2020. Ciao!